Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sono molto lieto e felice di avere con me per una conversazione sui grandi temi del presente la cara amica Enrica Perucchietti. Ciao cara Enrica. Ciao, ciao carissimo, buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Grazie a te per aver accettato l'invito al dialogo. Il dialogo è sempre la base della filosofia, ci insegna Socrate e poi Platone, e quindi noi proviamo anche nell'epoca del Mibdel e del Nasdaq, che poco spazio sembrano dare a Platone e a Socrate, a mantenere vivo il dialogo. Enrica Perucchietti, che tutti conoscono per le sue pubblicazioni e per i suoi studi davvero controcorrente, ha indagato molto in questi anni alcuni fenomeni della civiltà neoliberale e tecnomorfa, tra cui ad esempio alcune questioni fondamentali come l'utero in affitto, come la manipolazione, come il transumanesimo, come le false flags, come vengono definite, e tanti altri temi che ha perlustrato con grande attenzione e con taglio decisamente critico. E dato che i temi sono molti, invito subito Enrica magari a darci una panoramica generale sul tema del transumanesimo, che è un tema molto discusso e controverso. Prego Enrica. Sì, come giustamente hai anticipato, è un tema che mi sta molto a cuore perché secondo me sarà al centro delle battaglie del presente e soprattutto del prossimo futuro. Infatti sto proprio lavorando in questi giorni per ultimare il mio prossimo libro che tornerà ad approfondire la questione del transumanesimo, in particolare le ricerche della Silicon Valley, nella Silicon Valley, sulla ricerca del longevismo, dell'immortalità sia fisica che digitale. E avevo già trattato ampiamente la tematica nel mio libro Cyberuomo e torna in qualche modo strettamente d'attualità perché, come ben sai, lunedì inizia la riunione Certo. del forum di Davos, quindi si ritorna con i riflettori puntati sul World Economic Forum e, come ben sappiamo, a fare insomma da regista, da coordinatore, da promotore dell'evento è Klaus Schwab, che è anche il padre della dottrina del grande reset, e l'agenda globalista del grande reset punta anche sul transumanesimo e sul postumanesimo. Basta leggere i libri di Schwab a partire dalla quarta rivoluzione industriale per vedere, per capire, in particolare nelle parti finali dove ci sono delle schede insomma riassuntive dove però approfondisce delle tematiche, per capire come la quarta rivoluzione industriale passi anche attraverso una quarta rivoluzione biologica che intende proprio in qualche modo resuscitare l'eugenetica, puntare sul darwinismo sociale e accelerare quel processo anche di trasformazione, di rivoluzione antropologica che vuole trasformare l'essere umano passando anche per l'editing genetico, per l'ectogenesi, quindi creazione di uteri artificiali, ibridazione uomo-macchina, clonazione, xenotrapianti e molto altro ancora. Quindi il transumanesimo, secondo me, è importantissimo conoscerlo e approfondirlo perché sarà, come dicevo prima, una delle tematiche cardine dei prossimi tempi, dei prossimi mesi. Proprio così, cara Enrica. Io in un mio libro sull'identità, si intitolava Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità, definivo questa tendenza ad aggredire l'identità della natura umana con una formula liberamente mutuata da Walter Benjamin. Parlavo dell'essere umano nel tempo della sua riproducibilità tecnica. Di fatto si sta imponendo una ideologia che viene presentata come neutra, quando non come buona in sé per sé. L'ideologia secondo cui in realtà non esiste una natura umana e quindi dell'uomo si può fare liberamente tutto ciò che si vuole e quindi lo si può ibridare, lo si può trasformare, lo si può tecnicizzare. Questa dottrina è filosoficamente falsa e pericolosa perché è la stessa dottrina applicata all'antropologia del nichilismo relativista postmoderno che dice che non esiste la verità e che anzi magari sulla scorta di Foucault la verità è in quanto tale pericolosa perché in nome della verità si producono guerre, si uccide, si impone la verità. Questo è il cardine della dottrina postmoderna e del suo relativismo. Il problema è che tolta la verità diventa anche impossibile di distinguere tra vero e falso e quindi contestare il potere in quanto tale. E quindi il postmoderno, che fingeva di essere una teoria emancipativa,
si risolve in ultima istanza in una teoria dell'adattamento all'ordine delle cose e nella fattispecie nell'adattamento a quel progressismo neoliberale e tecnicizzante che nell'ambito antropologico ripropone lo stesso modello. Non c'è una natura umana, chi parla di natura umana è un oltranzista cattolico che vuole imporre un concetto prescrittivo di natura umana. Togliamo il concetto di natura umana e quindi saremo più liberi perché potremo fare tutto ciò che vorremo. E quindi di fatto questa è la base filosofica su cui poggia il transumanesimo, una sorta di nichilismo relativista postmoderno che fa da base poi al progressismo unidirezionale di tipo neoliberale, per cui della natura umana diventa possibile fare tutto ciò che si vuole. Io dico sempre, negato il concetto di natura umana, diventa poi possibile fare della natura umana tutto ciò che si vuole senza più limiti di sorta. Questo è un po', diciamo, lo sfondo filosofico, relativistico e nichilistico su cui poggia la dottrina transumanista che tu hai ben, che hai ben descritto nei tuoi lavori. Mi ricordo che in Cyberuomo usavi l'immagine di Pinocchio che mi colpì molto ed era molto efficace, se vuoi richiamarla. Sì, tra l'altro sì, io partivo proprio da una specie di antefatto, nel senso che riprendevo il Pinocchio di Collodi per mostrare come nella favola, nel racconto comunque di Collodi, il protagonista Pinocchio da marionetta, da burattino, attraverso tutta una serie di vicissitudini, imparava ad apprezzare l'essenza dell'umanità, del genere umano, di essere uomo, con tutte le sue sfaccettature, nel bene e nel male, con i suoi vizi, le sue virtù, con i suoi problemi e anche con le responsabilità che dipendono, no, dall'essere uomo, e decideva di diventare uomo, quindi di scrollarsi di dosso questa sua natura per diventare un bambino. E noi invece stiamo paradossalmente facendo l'esatto opposto, cioè, e infatti poi richiamavo nell'introduzione, in particolare oltre che Heidegger, Gunther Anders, perché è come se avessimo effettivamente, seguendo la lezione di Anders, sviluppato questo dislivello prometeico, cioè come se l'uomo avesse si fosse invaghito talmente tanto delle cose che la tecnica e poi la tecnologia produce, da sviluppare un'invidia per le cose che produce, che genera, che fabbrica, per considerarsi quindi inferiore alle cose che produce e arrivare al punto di fare l'esatto opposto della scelta di Pinocchio, cioè desiderare di diventare una macchina, di ibridarsi con le macchine, di fatto anche rischiare di diventare un burattino, una marionetta cibernetica, perché come insegna per esempio anche l'agenda di Davos, del grande reset a cui accennavamo prima, uno dei punti del transumanesimo è il rischio di poter di generare comunque una società, a mio dire distopica, ovviamente per i promotori utopistica, che invece porti a un maggiore controllo, una maggiore sorveglianza tecnologica, arrivando addirittura a schiavizzare, no, poi le future generazioni, perché comunque la controcultura hippie e soprattutto poi anche infarcita di magia, di neognosticismo degradato, perché all'interno di questo pensiero neognostico della Silicon Valley si perde totalmente il concetto di anima, l'anima non esiste più, viene in qualche modo appiattita sul concetto di coscienza, la coscienza diventa una funzione del cervello o della mente, e però questa ideologia californiana è soltanto apparentemente, come dicevi anche tu prima, libera, liberale e democratica, in realtà è assolutamente iperverticistica, non punta certo a una democratizzazione della società, ma è l'esatto opposto e rischia proprio di traghettarci verso uno scenario in cui tra l'altro la forbice, il divario tra super ricchi e super poveri si farà sempre più marcato. E poi secondo me c'è un punto anche molto interessante di tutti quei paradossi, anche ipocrisie che nasconde il transumanesimo, perché come dicevi tu si punta a cercare di dimostrare che non esista una essenza umana, no? Che comunque l'essere umano, soprattutto certo, poi nel post-umanesimo,
sia un qualcosa di un prodotto liquido, che sia un qualcosa di plastico prodotto sottoposto comunque agli influssi dell'ambiente, no? Mentre invece poi denotiamo, e qua torniamo anche un po' alle figure degli ibristes, dell'ibris della tragedia greca. Invece denotiamo proprio un tentativo, quasi una battaglia, una guerra senza confine che questi magnati della Silicon Valley e poi non soltanto hanno decretato contro la natura, perché da un lato si cerca di negare la natura, dall'altro invece è proprio una battaglia, una guerra senza quartiere alla natura. Si vogliono distruggere le leggi biologiche. Vedi anche questa ossessione per la morte, questa partita a scacchi con la morte che vorrebbe cercare di distruggere, di abbattere, di limitare l'invecchiamento, di abbattere la morte e di conquistare qualche forma di eternità, di immortalità, se essa digitale o fisica, portando anche a delle derive in qualche modo grottesche. E tutto ciò denota proprio, come dicevo, veramente anche una forma di immaturità poi di questo pensiero, di questa dottrina che però, dato che è portata avanti da miliardari e da magnati, sta influenzando, ha già influenzato massicciamente soprattutto l'Occidente, ma anche l'Estremo Oriente, pensiamo alla Cina e al Giappone. Certo, è proprio così, è la civiltà faustiana, come la chiamava Spengler nel tramonto dell'Occidente, cioè la società e la civiltà che finiscono per produrre il mito di un uomo onnipotente, artefex a tal punto del proprio destino da potersi, innalzare al rango di Dio. Ed è quindi in qualche modo la civiltà faustiana quella che accoglie fino in fondo l'invito del serpente in Genesi a diventare come Dio violando ogni legge, compresa la legge della natura umana, superando ogni limite. Bene hai fatto a richiamare il concetto greco di ibris, perché effettivamente di quello si tratta, la tracotanza dell'uomo che anziché riconoscere la propria finitudine, infatti i greci chiamavano i mortali appunto mortali, brotoi, finiti in quanto tali, superare questa finitudine cercando di inviarsi nel senso peggiore del termine, cioè di sostituirsi a Dio. E questo è un punto fondamentale, a mio giudizio, che ci permette di capire molte delle patologie contemporanee di questa civiltà che per un verso nega l'esistenza di Dio e per un altro verso vuole trasformare l'uomo in una divinità onnipotente in grado di superare ogni limite. E su questo, per citare un altro padre nobile della riflessione filosofica sul tema della tecnica e del transumanesimo, Emanuele Severino diceva una cosa molto importante quando diceva che la civiltà della tecnica è l'unica che non conosce più alcun concetto di limite, perché la civiltà greca conosceva il limite della physis col suo ciclo di nascita, crescita e morte. La civiltà cristiana conosceva Dio come immagine del limite, Dio che pone le leggi, il decalogo, i limiti da rispettare. La civiltà della tecnica non conosce alcun limite se non il limite del non ancora fatto. E quindi questo limite del non ancora fatto viene ogni volta poi superato, e anzi lo scopo diventa superare quel limite ogni volta. Un limite puramente, diciamo così, di capacità non ancora raggiunta. E quindi diventa il fine stesso il superamento del limite, lo vediamo bene in ogni ambito, nella morale diventa la trasgressione permanente, nell'economia la crescita infinita e nell'ambito antropologico il transumanesimo come potremmo dire trascendimento di ogni limite della natura umana. Hai ben fatto anche a citare Günther Anders, che col suo concetto di in tedesco è letteralmente antiquatezza dell'uomo, poi in italiano non si può tradurre, allora viene tradotto con l'uomo è antiquato, però l'idea dell'essere antiquato dell'uomo è proprio questo, cioè il fatto che i nostri prodotti tecnici sono a tal punto progrediti che ci fanno provare la vergogna prometeica, ci fanno avvertire la distanza che si è generata, così che l'uomo stesso si illude di potersi portare all'altezza dei prodotti della tecnica, modificandosi, offendendo la propria natura. Tra l'altro, qualcuno potrebbe maliziosamente obiettare, d'accordo, ma allora bisognerebbe rifiutare anche un bypass al cuore, bisognerebbe rifiutare gli occhiali per chi li usa o l'intervento al laser per riacquistare la vista dalla miopia. E qui si apre una questione, a mio giudizio, importante sulla tecnica, cioè le tecniche, se a supporto della natura umana, sono sicuramente
positive e buone, e sotto questo riguardo credo di poterlo dire anche per te, Enrica, noi non siamo certo dei luddisti che vogliono spaccare le macchine e distruggere i computer e gli apparati tecnici. Il guaio è quando la tecnica diventa fine a se stessa e pretende non di supportare la natura umana nella sua perfetta e splendida realizzazione, ma quando pretende di distruggerla e di, dietro la finzione del suo compimento, di portarla al di là dei suoi limiti. A questo riguardo è il transumanesimo, direi che è questo, cioè non è il tentativo di compiere la natura umana e di renderla perfetta, ma è quello proprio di negarla portandola sempre oltre in nome di una logica che non è più quella umanistica o religiosa, ma è quella della tecnica fine a se stessa, e su questo davvero Gunther Anders prima e poi Emanuele Severino hanno speso parole davvero fondamentali, io credo, a proposito del transumanesimo, che non per caso nel forum di Davos è sempre ben presente, anche nelle scorse edizioni questo tema riaffiora continuamente, non credi? Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché bisogna capire che un conto è se un mezzo, in questo caso la tecnica e poi la tecnologia, viene utilizzato, come dicevi tu, al servizio della collettività. Un altro conto è se invece si fa, in questo caso della tecnologia, un fine, o se addirittura la tecnologia diventa un nuovo culto, una specie di totem, certo, che arriva poi a giustificare una serie di rivoluzioni addirittura antropologiche, e quindi, come dicevi prima tu, l'uomo, per questa vergogna che prova, perché ha smarrito poi alla fine il senso di se stesso, ha smarrito anche qualunque tipo di dimensione spirituale, e quindi finisce per vergognarsi delle cose che ha prodotto, perché le trova superiori a se stesso, alla propria natura. Allora lì c'è un totale ribaltamento di quelli che dovrebbero essere non soltanto i valori, no, ma i punti di riferimento. E anche perché noi dobbiamo metterci, secondo me, dobbiamo iniziare a capire che, come tu giustamente parlavi, che nella morale sì, ormai c'è questa forma di trasgressione infinita, come la crescita infinita nell'economia. Nel transumanesimo questa funzione corrosiva del continuare ad abbattere, a eliminare i limiti, è esattamente equivale a quel processo di continuo abbattimento di ogni identità, di ogni tradizione che stiamo vivendo, soprattutto in Occidente, che passa attraverso anche la battaglia all'identità sessuale, arriva a colpire addirittura l'enogastronomia, portando una specie di grande reset in tavola con l'adozione, per esempio, di diete basate sugli insetti e tutto il resto. Sì, ma sì. Questo continuo voler abbattere i limiti e le identità non porta a una maggiore libertà, porta semplicemente al caos, porta a indifferenziazione. Nel momento in cui si abbattono tutti i limiti, si genera il caos, di certo non l'ordine, di certo non l'armonia, e si genera una forma di indifferenziazione, no? È un po' Lord of Chaos. Questi potentati, questi rappresentanti dell'elite tecnocratica vogliono generare questo caos per poterlo poi riplasmare, per poter riprogrammare le menti di coloro che sono già in vita, e poter riprogrammare invece in vitro, come poi aveva ben immaginato nel lontano 1932 Aldous Huxley nel mondo nuovo, per poter riprogrammare letteralmente in provetta le future generazioni, quindi attraverso l'editing genetico, la CRISPR, attraverso nuove forme di eugenetica, attraverso l'ectogenesi, quindi gli uteri artificiali di cui si sta parlando sempre di più. E tutto ciò non porta ad avere maggiore libertà, esattamente l'opposto, cioè porterà a imbrigliare sempre di più in catene invisibili e a chiudere in gabbie, in prigioni tecnologiche, in gabbie digitali, gli esseri umani. Ed è qua che dobbiamo veramente riuscire a individuare l'inganno, l'illusione di questa controcultura, di questa ideologia californiana, non a caso imposta dall'alto, seppur in maniera dolce, attraverso forme di manipolazione dolce, da una cricca di magnati miliardari, che non punta a una democratizzazione, a una maggiore democrazia, ma esattamente l'opposto, cioè a creare questa società iperverticistica comandata da una cricca, tra l'altro anche di folli,
che vogliono controllare sempre di più, sorvegliare sempre di più, imbrigliare in maniera ovviamente digitale, offrendo sicuramente dei metaversi che sono poi una rielaborazione dei paradisi artificiali, delle droghe, no? Magari ci saranno meno droghe, rimarranno delle forme di soma, no? Magari psicofarmaci, sociali per poter sedare, gli animi delle persone, ma poi le persone le si vorrebbero, come delle pecore, no? Condurre all'interno di questi recinti digitali. Chiaro, chiaro, sembra esserci un sottile filo che in qualche modo collega il gesto di Prometeo, la ribellione contro l'idea del limite, contro gli dèi, fino al forum di Davos e al metaverso, che sembra essere il compimento del transumanesimo o disumanesimo, come anche potremmo forse con una formula brutta ma efficace, appellarlo. L'idea è sempre la stessa, quella di superare il limite per produrre progresso. Ecco, ma il progresso, che è forse il grande mito del nostro tempo, deve essere decostruito filosoficamente anzitutto, perché ad esempio potremmo distinguere attentamente tra progresso ed emancipazione. Nella modernità in parte sono stati congiunti fra loro il progresso e l'emancipazione, oggi sembra che sempre più procedano in direzioni non solo diverse, ma contrapposte. Quello che viene chiamato progresso molto spesso è de-emancipazione allo stato puro. Del resto chiamano progresso le riforme neoliberali del lavoro, che sono dal punto di vista dei lavoratori quanto di più de-emancipativo si possa immaginare. E quindi forse occorrerebbe davvero avere il coraggio di contestare fino in fondo il mito del progresso, senza ricadere in posizioni necessariamente reazionarie di nostalgia per l'ancien regime, ma criticare il progresso criticando anche le società del passato e cercando di realizzare le potenzialità ontologiche della natura umana, concetto fondamentale da riprendere, da valorizzare in chiave filosofica per resistere a tutto ciò che la natura umana sta offendendo. Penso al transumanesimo, penso a queste novità tecnologicamente all'avanguardia, penso a quel manifesto cyborg scritto da Donna Haraway qualche anno fa, che era un po' il manifesto del transumanesimo in tempi non ancora transumanisti come i nostri. Ecco perché è così importante, a mio giudizio, riflettere criticamente su questi temi. E quello che si registra è davvero la povertà di pensiero critico, il deserto della critica su questi temi così importanti, che invece di essere resi oggetto di riflessione critica, sempre più sembrano essere, per così dire, oggetto di elogio entusiastico e quasi infantile, no? Stiamo di fronte ai prodotti della nostra tecnica in maniera sempre più infantile e non pensante da certi punti di vista. E quindi il compito che noi abbiamo, io credo, è quello di riflettere criticamente su questi processi per comprenderli e per poterne uscire. C'è una frase molto bella che mi piace sempre citare del Conte di Montecristo, che dice: per evadere dalla fortezza dobbiamo prima capire com'è fatta, e quindi dobbiamo studiarla attentamente in tutte le sue contraddizioni, che è quello che anche tu egregiamente hai fatto nei tuoi libri, come quello sul cyberuomo, ma anche quello sull'utero in affitto in qualche modo è coerente con questo percorso, anche se è stato scritto prima. Un libro molto bello che analizzava con dati alla mano l'utero in affitto come quintessenza di questa transumanizzazione alienante. Ecco, uso il termine di alienazione, che è un altro termine secondo me importante, perché in tedesco alienazione è Entfremdung, il diventare stranieri a se stessi. Ecco, se vuoi dirci qualcosa sull'utero in affitto. Guarda, come dicevi tu, c'è proprio uno stretto collegamento tra il transumanesimo e la questione della surrogata dell'utero in affitto, perché ormai si è passati dalla mercificazione dell'uomo alla reificazione, quindi si torna ancora da Anders e tutto il resto. E nel momento in cui l'uomo si fa cosa, si fa oggetto, addirittura sogna, desidera di farsi oggetto, tutto diventa davvero come, tra l'altro tu ricordi spesso, come quella specie di profezia, di previsione di Marx, in cui tutto finisce in vendita, no? Diventa merce.
E anche la vita, anche i neonati, anche i bambini. Non a caso, a mio dire, la surrogata è da un lato una moderna forma, di schiavismo, ma è anche una moderna forma di mercificazione, di reificazione dell'essere umano. È una pratica aberrante, disgustosa, brutale, barbara, che dovrebbe essere resa reato universale. Perché una volta scrostata tutta quella patina politicamente corretta, tutta quella retorica anche buonista della mistica sacrificale che si è negli anni proiettata appunto sulla surrogata, cosa troviamo? Troviamo una compravendita di bambini, troviamo una fabbricazione di bambini che strizza sempre di più, tra l'altro, l'occhio all'eugenetica e al darwinismo sociale, a pratiche di selezione. Degli embrioni, troviamo una pratica ipercapitalistica volta appunto a fabbricare bambini per soddisfare il bisogno, tra l'altro, poi di coppie anche ricche, perché chi poi può Certo. arrivare a comprarsi i bambini di certo non sono, sai, persone comuni o gli operai. Lo sfruttamento totale dell'utero della donna che viene vista come un forno, sforna bambini. Lo sfruttamento, tra l'altro, anche coloniale, perché poi proprio per risparmiare ci si sposta sempre di più verso le zone dell'est, cioè l'Ucraina, ma poi ancora l'India, dove poi in parte è stata vietata questa pratica, ma ci sono molte altre zone sempre in Estremo Oriente, dove per risparmiare si sfrutta ancora di più la donna che finisce per essere addirittura per vivere la gestazione all'interno di cliniche fabbriche, quindi diventa Certo. anche una pratica fordiana, cioè veramente Sì, c'è sì. il peggio di tutto il sistema neoliberista della mercificazione, della reificazione e di nuove forme di schiavismo le troviamo proprio all'interno dell'utero in affitto. Io fatico tutte le volte che ci sono invece delle persone che non riescono a comprendere l'aberrazione, veramente lo schifo più totale di questa pratica, che probabilmente sono state Chiaro, riprogrammate, chiaro. comunque spinte, manipolate da anni di propaganda anche hollywoodista, perché tra film e serie TV ci hanno inculcato, no, questa mistica sacrificale come se fosse un atto di sacrificio una donna che si fa pagare Già. Certo, per generare un figlio e poi cederlo a terzi a pagamento. è proprio così. Tu hai dedicato un bel libro sull'utero in affitto a questi temi. Io me ne sono occupato anche in un mio studio che si chiama Il Nuovo Ordine Erotico. Ecco, l'utero in affitto rientra massimamente tra le pratiche in auge nel nuovo ordine erotico, ossia in quanto di meglio il capitalismo ci proponga, cioè alienazione, sfruttamento, reificazione e omologazione. L'utero in affitto è davvero un esempio da manuale di che cos'è il capitalismo e di che cos'è il transumanesimo nel suo nesso simbiotico con il capitalismo, perché in estrema sintesi l'utero in affitto è la mercificazione integrale della donna che diventa un magazzino aziendale e del nascituro che diventa merce on demand. Poi è la quintessenza della lotta di classe dall'alto, perché l'utero in affitto permetterà alle donne abbienti di non sobbarcarsi la fatica della maternità e di poter acquistare, scegliendoli alla carte, figli prodotti con l'utero in affitto da altre. Poi ancora è la quintessenza dello sfruttamento, perché ancora una volta troviamo l'inganno della libertà liberale. Qui il punto che molti faticano a capire, perché, come sai bene, Enrica, quando noi muoviamo delle pur pacate critiche all'utero in affitto, l'argomento che viene utilizzato contro è: ma nessuno ti obbliga a farlo, sei libero di, che è lo stesso argomento che usano quando si contesta l'introduzione di larve e insetti sulle tavole, no? E qui c'è l'inganno della libertà liberale, perché il sei libero di, in realtà, nasconde sotto questa vernice formale astratta della libertà giuridica la coazione materiale economica, e qui Marx ha ragioni letteralmente su tutto il fronte, perché effettivamente è proprio il fatto che si sia liberi di, che non ci siano norme che vietino quella cosa, che poi la condizione economica delle classi più deboli le costringe a fare quella cosa lì. Detto altrimenti, è proprio perché sei libero di scegliere se morire di fame o affittare il tuo utero che lo affitterai,
donna di condizioni più umili, proprio come è proprio perché sei libero di morire di fame o di lavorare 12 ore in fabbrica che entravi nel rapporto di forza capitalistico come Arbeiter e così via. Questo è l'inganno della libertà liberale. Il liberalismo prima, di cui il neoliberismo è continuazione a mio giudizio estrema, il liberalismo e poi il neoliberismo sono ingannevoli nella loro stessa dicitura perché chiamano in causa la libertà nell'atto stesso con cui la negano. Cioè, quello che va contestato del liberalismo anzitutto e poi del neoliberismo è che si richiamano fin dal nome alla libertà che poi in concreto negano. Proprio loro che promettono la libertà intoccabile degli individui sono quelli che in realtà producono sfruttamento e pratiche neobarbariche come l'utero in affitto. Come si fa a definire libera una donna che dalla sua condizione economica è costretta ad affittare il proprio utero? È di un nascituro che nascerà poi in quelle condizioni. Tu nel libro mostri bene come ci siano delle conseguenze anche tragiche per il bambino, molto spesso sul piano della sensibilità, sul piano ormonale anche proprio, no? C'è un aspetto non trascurabile. Quindi la pratica dell'utero in affitto, per un verso, è la quintessenza dell'individuo capriccioso per cui tutti i suoi desideri di consumo devono diventare diritti, se no c'è una discriminazione da abbattere. E poi è la quintessenza del neoliberismo come trionfo del mercato. E come diceva Marx in Miseria della filosofia, venne un tempo in cui tutto venne portato al mercato, l'onore, la dignità, tutto divenne valore di scambio e venne apprezzato al suo giusto valore economico. Ecco, ci siamo, mi verrebbe da dire. Marx ha profetizzato quest'epoca tragica nella quale ci troviamo. Sì, assolutamente, su questo è stato davvero lungimirante, perché poi, seguendo come al solito la teoria della gradualità e Overton, si arriva a convincere, come dicevi tu, l'opinione pubblica che non ci sia nulla di male in certe pratiche, perché non sono imposte, quindi si è liberi, come dicevi tu, di seguirle oppure no, ma seguendo questo schema, allora si potrebbero sdoganare tantissime altre pratiche, dal traffico di organi a molto altro ancora. Certo. E poi, tra l'altro, dato che comunque soprattutto negli ultimi tempi anche il movimento femminista si è molto attivato contro la surrogata, che cosa succede? Sta succedendo che molti fondi e molte ricerche si stanno focalizzando sull'ectogenesi, quindi la creazione di uteri artificiali, che forse è proprio il passaggio ancora successivo oltre, perché è qua che dalla reificazione, da queste forme di schiavismo e di mercificazione della surrogata si crea il ponte per arrivare poi al transumanesimo, cioè il fatto di voler, di pensare, ma di aver già gettato le basi per poter far nascere le future generazioni all'interno di uteri artificiali che, come anticipavo prima, era stato ben preconizzato da Huxley in Brave New World, nel Mondo Nuovo, nel lontano 1932, e sarebbe proprio il compimento alla fine di una società autoritaria, anzi totalitaria, che sogna di creare, di fabbricare in provetta le nuove generazioni, magari anche strizzando sempre di più, abbracciando l'eugenetica, selezionando magari i nuovi nascituri in provetta attraverso editing genetico e molto altro. E qua si andrebbe verso la creazione davvero di nascituri quasi zombie, cioè senza un minimo di rapporto con l'utero femminile, con la madre, anche certo. Perché insomma nei 9 mesi di gestazione la madre non nutre soltanto il bambino con il cibo che gli dà, ma anche attraverso le proprie sensazioni, emozioni, sentimenti. C'è anche il fenomeno del bonding, come spiegavo nel mio libro, no? Questo legame viscerale che tra l'altro dura ancora dopo la nascita tra la madre, il bambino e il padre. E qua si vorrebbe distruggere tutto questo, secondo me, proprio perché si vuole, come dicevi già tu prima, creare
degli eserciti di cloni, le nuove generazioni si vorrebbero indifferenziate, si vorrebbero creare individui omologati, omologabili, facilmente controllabili, totalmente amorfi, cioè senza forma, che non abbiano più nessun tipo di legame con nessuno, neanche il legame prenatale con Già. la madre o con il padre, che quindi possano poi alla fine essere talmente tanto controllabili, no? Quindi poi anche eterodiretti dal sistema da finire per pensare, agire tutti all'unisono, quindi creare delle specie di alveari. E qua ci possiamo ricollegare un po' al mondo anche degli insetti o di quant'altro, cioè tematica che tra l'altro sta tornando invece sulle nostre tavole. Certo, proprio così. Diciamo che i due grandi miti della civiltà della tecnica sembrano essere quello di Prometeo e della sua rivolta contro l'idea di limite, e poi quello di Proteo, il dio del cambiamento incessante. Proteo, ha come essenza il cambiamento eracliteo, non è mai se stesso, è fluido per eccellenza. Ecco, questi sembrano essere i due miti fondamentali della civiltà della tecnica e del transumanesimo contemporaneo, del quale abbiamo oggi discusso con Enrica, provando a mostrare le contraddizioni del transumanesimo e le ragioni per cui dobbiamo aspirare a difendere lo splendore della natura umana, magari ripartendo dalla favola di Pinocchio, che ci mostra in tutto il suo splendore la natura umana come qualcosa che deve essere protetto e difeso dalle aggressioni che oggi vengono condotte contro di esse in nome del cosiddetto progresso. Ti ringrazio, cara Enrica, di questa conversazione. Ti riformulo la domanda che ti avevo chiesto prima di andare in diretta, se mi consenti, oltre che di registrare questa nostra conversazione, anche di diffonderla poi. Assolutamente, assolutamente sì, anzi ti ringrazio di questa conversazione, di questo dialogo che è assolutamente prezioso non perché è avvenuto tra di noi, ma perché, come dicevi giustamente, notavi giustamente tu all'inizio, servirebbe molto più dialogo. Invece la nostra società ormai è sempre più polarizzata e si finisce o per monologare o per litigare. Invece delle forme anche di scambi dovrebbero essere, soprattutto scambi critici, dovrebbero essere incentivati e sono, a mio dire, appunto molto preziosi. Proprio così, proprio così. Grazie di cuore, cara Enrica. Io ti saluto caramente e saluto tutti gli amici che hanno ascoltato questa nostra conversazione. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro e da Enrica Perucchietti.